Grazie Presidente. Vede, noi ci troviamo qua dopo 10 giorni praticamente passati al lavoro in Commissione Bilancio sui provvedimenti economici per il prossimo anno e programmatici per il prossimo anno da parte di questo governo, ma soprattutto ci troviamo qua dopo circa 10 giorni dove il Presidente del Consiglio è venuto in quest'Aula a raccogliere la fiducia della maggioranza di quest'Aula presentando gli impegni per il 2014, così li ha lui definiti, e dando alcune priorità, due su tutte, la questione del lavoro, per cui anche la questione economica, e la questione delle riforme. E allora noi ci aspettavamo di vedere una legge di stabilità o provvedimenti che riguardassero il bilancio dello Stato per il prossimo anno, che fossero la base dal punto di vista dei fondi ed economica rispetto al programma del governo. Invece ci siamo trovati a discutere provvedimenti che riguardavano singoli interventi microsettoriali, qualche collega l'ha già riferito precedentemente, noi singoli interventi settoriali, essendo un po' barbari, le chiamiamo marchette. Reputiamo anche che la legge di stabilità, proprio per questo motivo, abbia una base di legittimità. La base di legittimità dovuta al fatto che le regole per le quali la legge di stabilità avrebbe dovuto essere composta, dal nostro punto di vista, non sono state rispettate, proprio perché questi interventi microsettoriali non debbono essere previsti. Ma non solo. All'interno della legge di stabilità ci sono due questioni fondamentali. La prima è che assolutamente, dal nostro punto di vista, non risponde alla situazione economica e di disagio sociale generale, ma soprattutto se le questioni degli interventi microsettoriali fossero state perlomeno eque dal punto di vista territoriale e geografico, allora se ne sarebbe potuto perlomeno discutere. Invece la lobby del Sud, la vera lobby di questo Parlamento, ha trasformato il governo in un bancomat per il Sud. Vede, noi abbiamo due esigenze e crediamo siano le stesse dei cittadini. Una è la questione lavoro e l'altra è la questione sicurezza. Sulla questione sicurezza avete dotato questo Paese di zero investimenti, assolutamente non c'è un euro. Sulla questione del lavoro, invece, avete dipinto per giorni e giorni il taglio del cuneo fiscale come una rivoluzione per questo Paese. Vi faccio un esempio per farvi capire quello che è successo. Se un operaio lavora ed ha già la fortuna di avere un posto di lavoro a 30 km da dove risiede, grazie alle tasse che avete aumentato sull'accisa sulla benzina e al cuneo fiscale che risparmia, il lavoratore ci perde in proporzione. Per cui avete creato in questi 6 mesi un danno ed un ulteriore costo ai singoli lavoratori e non un aiuto. E poi vi dico un'altra cosa. Tanto si è discusso di esodati, delle coperture anche in commissione, che avete affrontato con un provvedimento, un articolo specifico, un comma specifico del maxiemendamento, che è un articolo solo. Vede, potevano essere anche utilizzati, caro Ministro, quei 630 milioni che voi avete utilizzato per alcuni interventi microsettoriali, perché se no noi a quelle persone dovremmo dirgli di fare la guardia forestale, oppure di andare in un ristorante italiano nel mondo che ha prodotti agroalimentari del Sud, poiché è stato promosso con 2 milioni di euro, oppure dovremmo dirgli di andare a leggersi qualcosa all'Istituto Italiano per gli Studi Storici e Filosofici di Napoli, 6 milioni di euro in 3 anni. Dovremmo dirgli di fare un giro sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 340 milioni di euro. Farà un giro su un'autostrada di ciottolati d'oro quando sarà finita. Dovremmo dirgli di andare a vedere gli interventi straordinari infrastrutturali nel Mezzogiorno, finanziati, di farsi un bel giro sulla strada statale 372 detta Telesina, intervento molto importante per l'economia di questo Paese, 100 milioni. Dovremmo dirgli di fare un giro su una delle navi del trasporto marittimo dello Stretto di Messina, di mangiare qualche agrume siciliano 2 milioni di euro, di guardare l'integrazione degli immigrati altri 3 milioni di euro, di sentirsi un concerto dell'Orchestra del Mediterraneo del San Carlo di Napoli 1 milione di euro, ma la musica fa bene, pare, di guardarsi
il finanziamento di 1 milione di euro per le borse di studio all'Università della Sicilia per giovani extracomunitari. Potremmo dirgli di farsi un giro turistico nelle famose grotte di Ripalta, Torre Calderina e Milazzo, di guardarsi lo studio di fattibilità del Ponte sullo Stretto, o il fondo per il collegamento termo di San Vittore, oppure di farsi assumere all'Euro SPA, una società straindebito pubblica che però può essere tranquillamente risanata e non si sa per quale motivo le altre società non possono esserlo, o di andare a lavorare all'osservatorio della Camera dei Deputati, o di fare il consigliere di pari opportunità attraverso il Fondo Nazionale per i Consiglieri di Pari Opportunità. Potrei citarne una marea, mi fermo qua. Sono circa 600 milioni di euro. 600 milioni di euro che voi destinate ad alcuni comuni e ad altri no. E anche per questo motivo non è equa questa manovra, Ministro. Non è equa proprio perché ancora una volta i comuni responsabili si vedono schiaffeggiati da quei comuni che ricevono i soldi piedilista. Ho sentito tante parole da parte del segretario del Partito Democratico nuovo rispetto alla normativa erratamente, erroneamente, come si dice, votata dalla maggioranza del Senato che favorisce i concessionari dei giochi, ma mai nessuna parola rispetto invece a quella norma che è finita in legge di stabilità, Ministro, di 2 commi che favorisce invece, che sconta 22 milioni di euro a Sorgenia, che risparmia gli oneri di urbanizzazione. E qui, Ministro, il governo decide una cosa mai successa, decide di prendere la parte di un privato e non degli enti locali, di cui dovrebbe invece difendere la struttura, visto che fanno parte di tutto questo Paese. Probabilmente ve la siete dimenticati questa cosa, noi ci teniamo a ricordarvela. Io non so se questi siano provvedimenti elettorali, di sicuro sono provvedimenti assistenziali. Io non sono assolutamente in grado, non essendo Matteo Renzi, di dire quanto durerà questo governo, ma la finanziaria e i provvedimenti economici che avete adottato vanno direttamente al voto, creando, perché avete fatto dei provvedimenti specifici e puramente assistenziali. E poi c'è un'altra condizione, che in questi mesi voi avete stabilizzato e assunto una marea di personale della pubblica amministrazione. Ho tutto l'elenco, non sto lì a dirvelo e a raccontarvelo perché non ho il tempo. Visto il rapporto che c'è con l'Unione Europea e visto che questo provocherà un aumento della spesa pubblica, mi chiedo se il prossimo anno riuscirete a rientrare o a star dentro nel rapporto deficit-PIL del 3%, o se l'Unione Europea è contenta che aumenti l'impiego pubblico in questo Paese e per cui aumenti la spesa pubblica. Bene, proprio per questo motivo, Ministro, governo tutto e maggioranza, senza che nessuno si offenda, faccio una cosa che di solito fanno alcuni colleghi e prendo spunto da una citazione di uno che per me è stato un grande professore universitario, proprio per dirvi, per farvi conoscere il rischio che realmente corre questo Paese, che non è solo condizionato da una situazione economica di gravissima crisi, ma da una gestione che dal mio punto di vista rispecchia esattamente queste parole citate dal professor Gianfranco Miglio circa 20 anni fa. E diceva, non mai come adesso attuali, diceva, il grado di civiltà politica di un Paese dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I parassiti sono nella società così come sono sugli animali. Chi di voi ha un cane o un gatto sa che a un certo punto, se i parassiti crescono al di là di un certo limite, l'animale muore. E muore una società. Ci sono esempi storici di società che sono scomparse per eccesso di parassitismo. Chi è il parassita? Il parassita è colui che non produce ricchezza, ma vive consumando quella prodotta dagli altri. Questa è la definizione più lineare del parassita. Ministro, governo, presidente, voi avete parlato in questi mesi tanto di stabilità per raccogliere la fiducia di questa maggioranza. Oggi
vi diciamo qual è la stabilità che siete riusciti ad avere, e non è quella del governo, quella la decide il segretario del Partito Democratico. La stabilità che ci avete dato è la stabilità alla recessione e alla povertà. Buon Natale.